Ciao a tutti e benvenuti. Oggi siamo qui con un nuovo video dove andremo a parlare di un argomento che un po' spinoso, sempre sembra abbastanza spinoso, un po' anche sulle palle questo argomento, perché molto fastidioso in realtà. Allora, ufficialmente chi ci segue sa che noi giochiamo sempre per divertimento, i gameplay sono fatti molto per divertimento, perché comunque noi la pensiamo in questo modo, che se un gameplay deve essere una guida, allora ok, deve essere fatto in un certo modo, ma in quel caso è bene farla senza cam, senza audio né niente. Noi vogliamo puntare a far divertire. Si scoprono cose, però ci si diverte. Cosa è successo? Di recente stiamo pubblicando... Non c'è niente da ridere! Ah, mi fa ridere un po', però il discorso. Stiamo pubblicando la serie di Elden Ring e siamo arrivati ormai da più di un mese. Siamo arrivati quasi alla fine. Quando abbiamo pubblicato questo episodio, eravamo all'episodio 20. Adesso non sappiamo dove siamo arrivati. Comunque, senza farvi spoiler, abbiamo affrontato il boss, quello della figure della Collector. Non vi dico manco il nome per non rovinare proprio niente a nessuno. Comunque, cosa è successo? In pratica, noi Elden Ring l'abbiamo giocato principalmente io, tu più o meno hai fatto da spettatore. L'ho giocato comunque nel modo che arrivando ai punti del boss, ai vari dungeon, se c'è qualcuno per giocare online, si gioca online, perché comunque tu ti fai anche alcune risate, perché almeno se guardate i nostri gameplay vedete che tipo incitiamo gli altri personaggi, tipo vai, attacca! Aspetta, però questo discorso, allora, non è dedicato a tutte le persone che stanno seguendo il video. Ah, no. Anche perché noi apprezziamo, tipo, visto i commenti simpatici che ci state facendo alcuni. Sì, vabbè, anche in live e cose così. Però per dire, noi quando ci sta qualcuno che gioca con noi online ci divertiamo di più, perché comunque diciamo forza attacca, oh no è morto quello, non lo uccidere, ragazzi, facciamo cose simpatiche. E quindi cosa è successo? Abbiamo giocato online contro questo boss e l'abbiamo sconfitto. Ovviamente stavamo scherzando, ridendo, l'abbiamo un po' derisa questo boss, perché l'abbiamo proprio devastata in pochi colpi. Abbiamo ricevuto diversi commenti abbastanza pallosi, del tipo non si può affrontare questo boss in 3 contro 1, è normale che risulta facile. Non si può affrontare questo boss usando le magie, non si può affrontare questo boss con un livello così alto, è normale che è facile. Scusate, ma queste regole, cioè, chi le mette? Cioè, ognuno gioca come vuole. In pratica il boss si deve affrontare in singolo, senza usare magie e con un livello basso. E allora grazie al K, che è facile, scusa. Che è difficile. Cioè, tu lo trovi, ti vai a complicare la vita per farlo. Che poi, vabbè, fin quando tu dici, io sono andato a potenziarmi in modo obbligatorio perché volevo devastare il boss, in quel caso neanche un trucco, perché alla fine io mi sono impegnato per potenziarmi. Ma il livello raggiunto in quel caso... E capitate esplorando il mondo, se il mondo ha tanto da offrire, è normale che tu sei di livello, perché noi nella nostra partita abbiamo fatto proprio tutti i dungeon, cioè abbiamo proprio scrutato ogni angolo della mappa, abbiamo fatto missioni secondarie, dungeon e roba varia. Poi non le avete viste tutte perché comunque c'è pure la parte fuori live, fuori registrazione. Sì, infatti anzi c'è molta parte fuori live, che alcune cose poi è capitato che fuori live capitava qualcosa di interessante, l'abbiamo inserito comunque negli episodi. Però ufficialmente, lasciando proprio la cosa ovvia e scontata, che il gioco comunque l'abbiamo comprato noi e lo giochiamo come vogliamo noi. Cioè, se il gioco me lo regali tu e dici guarda ti regalo sto gioco, però a patto che devi giocarlo senza elmo, senza spada, né niente, lo faccio. Che me lo stai regalando, mi stai ponendo quasi una sfida. Però non è che mi vuoi dire il fatto che il boss è facile perché lo stai giocando in coop. Che poi non è proprio vero, perché nel caso di questo boss in particolare, il boss ha questa abilità speciale che succhia la vita dei nemici. Cioè non è che la succhia tipo che fa un'abilità a sopravvita. Ogni volta che ti fa danno se lo rimette a se stesso come vita. Quindi nella guida che ho letto era sconsigliato anche utilizzare le evocazioni, perché dice quello uccide l'evocazione e si cura. Anzi, quindi consigliabile farlo in singolo. E poi non è vero che in coop diventa più facile. Ci sono boss, per esempio, che in coop sono, non dico più difficili, però sono dei boss che comunque devastano anche 2-3 di loro tranquillamente. Dipende dal tipo di boss. Se questa è un boss fatto per un unico giocatore, il gioco doveva mettere un limite. Ci sta un boss opzionale che si trova sempre in un'arena finale, dove non è proprio possibile chiamare un giocatore online. Non c'è la statuetta per farlo, devi farlo per forza da solo. Ed etichettato anche come il boss più forte del gioco. Quindi, a parer mio, se io posso battere quello da solo, evidentemente avrei battuto anche quella da solo senza problemi. Semplicemente uno ha fatto la cosa in multiplayer per una cosa di simpatia. Poi, per me comunque è scarso, che devo dire.
Cioè, non ci ho visto niente di così incredibile rispetto ai vari boss visti anche in altri giochi tipo Bloodborne. Cioè, quando ci sta uno più cavaliere, no, più umano, capita spesso che è più scarso perché non fa delle movenze incredibili tipo la bestia ti salta addosso e ti devasta. E quindi questo influisce anche sul discorso che tipo di giocatore sei, perché noi giochiamo i giochi anche in singolo, giochiamo in coop, nel senso che ci alterniamo a volte a giocare alcune sezioni. E poi a parte che di solito i giocatori, questo è un discorso che hai fatto un po' tu, adesso lo ripeto. I giocatori abituati a questi tipi di gioco non sono tanto abituati agli open world e quindi vanno direttamente all'obiettivo senza approfondire tutto il resto. Noi invece che siamo più abituati a giocare agli open world, abbiamo comunque prima esplorato tutto quello che c'era da fare e dopo abbiamo fatto il boss. Infatti anche il primissimo boss con la... non ricordo mai come si chiama, perché hanno tutti nomi molto simili, comunque Margit mi sembra, il primo comunque. Noi l'abbiamo affrontato forse nell'episodio 3 o 4, perché siamo andati prima girando per il mondo, così a caso. Anche la parte di Kaelid, che è una delle ultime parti, noi l'abbiamo fatta proprio all'inizio. Siamo stati tra i primi a scoprire il fatto del drago con le miliardi di rune attaccando nel fianco, ci siamo stati un'ora e mezza. Però per dire... Quando giochi in modo diverso, capita che, per esempio, ci sono dei giochi dove in una sezione platform dove si saltella, io sono un po' più portato per i platform, la faccio a occhi chiusi, lei prende e muore 50 volte. Certe parti invece dove bisogna analizzare più dei dettagli e roba varia, dove tu sei più portata, io non riesco proprio a capire cosa devo fare, magari ci sto un'ora, poi vieni tu 2 minuti e lo fai. Quindi capita che un boss che magari per te risulta difficile, per me è facile, è semplicemente perché dipende dallo stile di gioco. Tutto qua. Poi vabbè, in un gioco come Elden Ring dipende anche molto dalla classe. Dire che non puoi usare le magie, allora in pratica chi è mago dice no, non ci posso entrare in questa partita, devo aspettare la prossima. Non ha senso questa cosa, cioè dire il fatto usi le magie a livello alto, capitato. Sul discorso poi giochi difficili ci siamo già espressi in passato, Sì, ormai un abbiamo anno fatto un fa. anno fa un video proprio dedicato. Però quello che vorrei dire è che comunque a me in realtà, magari poi ne parleremo in un altro video proprio dedicato, però Che cosa? questa cosa che sto per dire adesso, di base non mi piace questa cosa che si è creata attorno a questi giochi Souls-like di Dark Souls, cioè è una cosa che mi dà un po' fastidio perché non dico adesso non ho nessun primato su sono stato il primo nel mondo e roba varia, però io ho giocato Demon's Souls su PlayStation 3 addirittura in lingua inglese, che ancora non c'era la versione italiana, almeno io ho trovato quella inglese proprio all'inizio, e comunque lì era bello col primo Demon e Dark Souls. Poi dopo è diventata una cosa di moda che adesso fa proprio figo dire io l'ho platinato, io ho fatto questo, io l'ho finito senza usare questo, e così. Ok, è una cosa tua, ti posso anche fare un applauso se riesci a fare queste cose, però a me non interessa niente perché i giochi noi li giochiamo per divertimento, cioè tu vuoi fare una cosa senza magie, senza usare l'arco, senza usare quest'arma, senza usare l'armatura, Ma qual è una cosa che vuoi fare tu? è una Non cosa c'è tua. nessun limite. Magari hai un talento innato, lo fai al primo tentativo, magari tieni la voglia e la pazienza di farlo dopo 100 morti. Io personalmente preferisco giocarlo in questo modo e farmi anche due risate, come se fosse comunque un'avventura. Più difficile, però comunque un'avventura. E poi tra l'altro, l'ho detto anche l'altro giorno a te, non è in realtà che questi giochi sono veramente difficili, basta solo capire il meccanismo. Se tu non capisci come funziona un gestionale, per te un gestionale è anche più difficile di un Dark Souls. È tutta una questione di andare avanti, perché se tipo lì devi gestire i soldi, le città e roba varia e non vai, vai in game over, il gioco non lo finisci né mo né mai. Per questo la difficoltà dipende molto dal giocatore. Per quanto riguarda il discorso della difficoltà, sempre continuando a parlare. Per esempio, tipo tu hai detto che comunque in parte ti scoccia un po' dedicarti a questi giochi proprio perché ci sta questa parte della community tossica che fa parte di tanti giochi, per esempio anche di Resident Sì, Evil. Resident Evil è molto marcata, infatti. Tipo, noi Resident Evil in live non lo portiamo perché sappiamo che arriva il tizio di turno e ci dice: sì, ma Resident Evil devi fare la speedrun, devi ottenere il voto S alla fine, se no fai schifo. A me non interessa, è che Resident Evil me lo gioco per la storia, principalmente, per la storia e per l'atmosfera horror. Poi se faccio F, se faccio S, se faccio quello, non frega a nessuno. C'è una cosa che tu puoi dire, ok, però, già l'abbiamo detto in un altro video, appunto, però. Per me il fatto che tipo uno dice ho finito Elden Ring in 2 ore senza mai morire o cosa, sei bravo tu, però comunque per me è un traguardo che vale e non vale. È quasi tipo a dire tengo 1000 platini, che noi ne abbiamo un sacco, però
È una cosa che diciamo dipende tu che valore vuoi dare a queste cose nella tua vita personale. Se per te quello vale oro, è il traguardo più importante, ci sta. Per me, per esempio, che tu finisci Elden Ring senza mai morire, o che io muoio 1000 volte e lo gioco in multiplayer, alla fine l'abbiamo finito entrambi. E inoltre, giocarlo in multiplayer non è considerato renderlo più facile, perché gli sviluppatori stessi hanno parlato che in multiplayer i boss diventano un po' più ostici, a livello di vita subiscono meno danni. E inoltre, stesso Miyazaki ha detto il fatto che non metterà mai una modalità facile. Se no, ti diceva, la modalità facile è giocando online. Giocate online e ottenete la modalità facile. Non funziona così. Non è che giocare online è in quel modo. Anche perché se io faccio schifo a giocare, posso, anche perché poi il gioco non è che ti permette di affrontare un boss che tu hai già sconfitto. Ti permette di affrontare qualsiasi boss dove tu hai toccato la statuetta. Quindi se io faccio schifo e metto il segnalino per giocare, uno mi chiama, per quello è una maledizione che ha chiamato una pippa, quindi non lo sa nemmeno, dice Mario ho chiamato questo, mi aiuta, e poi faccio schifo. È casuale, dipende chi trovi online. È capitato che abbiamo chiamato persone, tipo uno online si è buttato nel burrone per sbaglio ed è morto. È finito là, non è riuscito nemmeno ad arrivare al boss. Alcuni boss tipo l'abbiamo fatto in due, altri sono morti entrambi, l'abbiamo fatto da solo, cioè è molto casuale. Comunque, in ogni caso, secondo me bisogna prendere un po' le cose alla leggera, senza fissarsi così tanto su queste cose, perché le cose importanti della vita sono altre. Beh, a me dispiace pure, te lo dico, fare in parte questo video, perché comunque alcuni che ci hanno scritto questi commenti sono anche nostri iscritti, pure magari affezionati, però chiarire che comunque quando tu ci sono modi e modi di porre la questione. Se per esempio il commento era l'avete trovato semplice creare giocato in multiplayer, io per esempio l'ho affrontato da solo, l'ho trovato leggermente più difficile, però comunque siete stati bravi. Però venire a dire il fatto è in multiplayer è ovvio che è facile, provate a farlo da solo senza immaginare niente, in pratica a questo punto lo gioco bendato, faccio prima, no? Detto questo, quindi, se volete che il gioco viene giocato in un modo preciso, ve lo dovete giocare voi. Se vi aspettate di guardare il video di... Cioè, poi il fatto è questo, per chiudere il video. Nel titolo del video non sta scritto da nessuna parte devastiamo il boss, oppure sconfiggo il boss da solo, sfida il boss in questo modo preciso. Appunto. È semplicemente una serie che funziona come se fosse un'avventura da guardare, tipo una serie di episodi, una serie TV. Quindi l'importante è che il boss alla fine è schiattato e sia andato avanti con la storia. Poi questo boss è morto 100 contro 1 e così così è un altro discorso. E poi l'ho detto, Elden Ring è un tipo di gioco che vuole proprio essere giocato in coppia. È per questo che c'è stata anche la battaglia con il Radahn, il generale, dove tu potevi chiamare addirittura personaggi della storia all'infinito. Non è che morivano e finiva là, li potevi chiamare all'infinito, perché, come ho messo pure in quel titolo, l'unione fa la forza. E in questi giochi soprattutto è pure questo che lo rende ancora più bello. Giocarlo in solitario magari ti può rendere un pro del gioco, però fra 10 anni non frega nessuno. Comunque, alla fine fra 10 anni io l'ho finito, tu l'hai finito, è finito in quel modo, chi si ricorda, ormai è passato tanto tempo. Comunque, fateci sapere voi cosa ne pensate di questo argomento, livello di difficoltà, se avete giocato Elden Ring, se lo trovate troppo difficile, e cose così. E come sempre vi invitiamo a lasciare un like, condividere e iscrivervi. Alla prossima!